Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Il racconto delle tentazioni di Gesù è una delle pagine più note dei Vangeli. Anche chi non frequenta assiduamente la Chiesa ha sentito parlare di Gesù tentato di trasformare le pietre in pane, di Gesù che è stato portato su un monte altissimo, dove il maligno gli ha fatto contemplare tutti i regni di questo mondo, e poi è stato invitato anche a buttarsi dal pinnacolo del Tempio. Come tentazioni sono molto strane e molto diverse dalle nostre. Non si tratta di cronaca, naturalmente, ma di tre parabole che troviamo nei Vangeli di Matteo e di Luca. Sono immagini di cui le prime comunità cristiane si sono servite per presentare una verità molto consolante per loro e per noi. Questa: Gesù è davvero nostro fratello. Ha dovuto affrontare tutte le prove della vita, tutte le tentazioni che anche noi dobbiamo affrontare. Si è confrontato con i momenti di dolore, con la gioia, perché da tutte le situazioni della vita si può uscire maturati o sconfitti. Dalla prova del dolore si può uscire sconfitti, disumanizzati. Il dolore può anche arrivare a far bestemmiare Dio e a perdere la fede. Ma si può uscire sconfitti anche dal successo, che può far perdere la testa, far dimenticare Dio e i fratelli. Ecco, l'autore della lettera agli Ebrei dice che Gesù ha passato tutte le situazioni della vita con le quali ci dobbiamo confrontare anche noi. C'è un'unica differenza: che lui non è mai uscito sconfitto, in tutto uguale a noi, eccetto il peccato. Noi qualche volta o spesso non ci comportiamo da figli di Dio, non diamo retta allo Spirito, al Figlio di Dio che è in noi, ma seguiamo gli impulsi delle nostre passioni. Lui invece è sempre stato fedele alla propria identità di figlio di Dio. Ecco la ragione per cui ogni anno all'inizio della Quaresima la liturgia ci pone davanti il modo come Gesù ha vissuto tutti i momenti della vita, le gioie, i dolori, i momenti in cui è stato accolto e quelli in cui è stato rifiutato, quelli in cui è stato amato o tradito. Quest'anno ci viene proposta la versione delle tentazioni di Gesù dell'Evangelista Marco, che non presenta le tre parabole come fanno Matteo e Luca, ma soltanto due versetti nei quali però noi troveremo delle immagini bibliche che dovremo capire per cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare, sempre per mostrarci come Gesù ha vissuto le prove della vita. Ascoltiamo. Dopo che fu battezzato da Giovanni, subito lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. E nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. È lo Spirito che, dopo essersi posato su Gesù nel momento del battesimo, lo spinge nel deserto. Nel deserto viveva il Battista, c'erano i monaci di Qumran che conducevano una vita ascetica, praticando scrupolosamente tutta la Torah, ed è ben probabile che anche Gesù, come tutte queste persone dalla vita austera, abbia passato un certo tempo di riflessione nella solitudine e nel silenzio per riflettere sulle scelte che stava per fare. È certamente
in questo momento di dialogo con il Padre, nel silenzio del deserto, che ha fatto la scelta di dare inizio alla sua vita pubblica. Ma non è solo per ricordare il tempo che certamente Gesù ha trascorso nel deserto, momento di riflessione, di preghiera, non è solo per questo che l'Evangelista Marco introduce il deserto a chi conosce la Bibbia. Il deserto richiama immediatamente l'Esodo, il cammino del popolo di Israele verso la terra promessa, il tempo in cui Dio ha messo alla prova questo popolo per far maturare la sua fede in Lui. Lo ha educato, anzitutto, ad accontentarsi del necessario. Nel deserto non esiste il superfluo. L'acqua è acqua, non è Coca-Cola. Il pane è pane, non è brioche. Il necessario per vivere. Poi lo ha educato con la manna, lo ha evitato ad evitare l'accumulo. Nel deserto non si possono accumulare beni. Ognuno vive del necessario, tutti i suoi averi sono quelli che può portare sulle spalle. La terra non gli appartiene. Quando fa un passo, quella che ha lasciato indietro non è già più sua, è per altri. Ecco, era tutto questo che Dio voleva ottenere quando ha fatto attraversare al suo popolo il deserto. Lo ha voluto mettere alla prova con la manna. Non si poteva accumulare. Chi ha pensato di poterla accumulare, il giorno dopo la trovava con i vermi. Con l'acqua, la fiducia in Dio che non ti lascia mancare il necessario per la vita. Ecco, Gesù è entrato in questo deserto e vi rimane 40 giorni. Ecco un secondo dettaglio inequivocabile che ci indica il simbolismo che l'Evangelista Marco intende dare a questo tempo trascorso da Gesù nel deserto. Il numero 40 nella Bibbia indica tutta una generazione. Nel deserto tutti coloro che sono usciti dall'Egitto sono morti. E quindi il tempo di una vita indicato da questo numero 40, e adesso diventa chiaro cosa Marco ci vuole fare comprendere. 40 giorni di Gesù nel deserto indicano tutta la sua vita, vita nella quale lui ha dovuto affrontare le nostre stesse prove. Nel deserto, quindi, Gesù è entrato dopo il battesimo, ha iniziato il suo esodo verso la casa del Padre, e in questo deserto ha intrapreso la lotta contro Satana, una lotta che è durata, si è protratta fino al momento in cui lui è uscito da questo deserto, nel momento della sua morte. E adesso ci interessa sapere cosa è successo in questo deserto. È successo esattamente quello che capita a tutti noi. Gesù è stato messo alla prova, è stato tentato. Facciamo attenzione però a questo verbo tentare, che per noi suona un po' come tendere un tranello per ingannare, per portare fuori strada una persona. Se fosse questo il significato, non sarebbe bello che lo Spirito avesse portato Gesù nel deserto per vedere se riusciva a portarlo fuori strada? No. Il verbo peirazze in greco non significa incitare al male, ma significa far passare attraverso le prove che tutti nella vita dobbiamo affrontare. Nella Bibbia infatti si dice spesso che Dio tenta, cioè mette alla prova le persone che gli sono fedeli, non per istigarli al male, ma li colloca in situazioni che anche l'uomo giusto deve affrontare. Sono i momenti in cui si è costretti a fare delle scelte e si può anche sbagliare, ma da queste prove non si può essere risparmiati. Se sono vissute come le ha vissute Gesù, divengono occasioni propizie per rendere più solida, più matura la nostra fede. Fanno crescere, purificano, migliorano, rafforzano la nostra adesione a Dio.
questo fatto che anche Gesù è passato nel nostro deserto porta Gesù molto vicino a tutti noi, lo colloca al nostro fianco. E la lettera agli ebrei che ho già iniziato a citare dice un'altra cosa molto bella. Dice che da ciò che ha sofferto Gesù ha imparato quanto è duro, quanto è difficile essere sempre fedeli a Dio. Per questo lui sa comprendere le nostre fragilità e debolezze. E dice ancora la lettera agli ebrei una bellissima frase. Lui non si vergogna di chiamarci fratelli. Nel suo esodo, quindi nel suo deserto, Gesù ha incontrato dei personaggi, concretamente tre personaggi che vengono citati da Marco. Si tratta di immagini bibliche, naturalmente, e vogliamo coglierne il significato e il messaggio. I tre personaggi sono: ha incontrato Satana, ha incontrato le fiere e ha incontrato gli angeli. Chi sono questi personaggi? Satana, chi rappresenta? Nell'Antico Testamento questo termine Satan ricorre 33 volte ed era un nome comune, non un nome proprio. Satan indica tutto ciò che ostacola un cammino, tutto ciò che si oppone a una scelta di vita. Satan indica l'avversario, chi si oppone al cammino che Dio vuol far compiere a ogni persona. Lui ti intralcia. Chi è questo Satan? Satan è certamente la pulsione della carne che porta a fare scelte opposte allo spirito. Satan è anche la logica di questo mondo che ti incita a pensare a te stesso, a disinteressarti degli altri, a fare ciò che ti piace. Questa pulsione è il Satan. Satan. Sono anche le istituzioni che promuovono comportamenti immorali, che finanziano progetti contrari al bene dell'uomo. Satan sono le organizzazioni che diffondono la droga, la pornografia. Satan sono anche le persone che si oppongono al Vangelo, che intralciano il cammino di chi vuole seguire Cristo. Incarnazione di questo Satan, Pietro. Gesù gli ha detto: tu sei Satan perché segui i ragionamenti degli uomini e ti opponi a Dio. Bene, tutti questi Satan Gesù li ha incontrati nella sua vita e li ha sempre sconfitti. Sono gli stessi Satan con i quali anche noi ci dobbiamo confrontare e dobbiamo identificarli bene per non essere portati fuori strada. Ecco la ragione per cui all'inizio della Quaresima la Chiesa ci vuole fare riflettere come Gesù ha vissuto nel suo deserto, nei suoi 40 giorni. Poi ha incontrato le fiere nel deserto. Qualcuno ha interpretato un'immagine del paradiso terrestre che adesso ritornerebbe con Gesù, le fiere che diventano mansuete, l'agnello vicino al lupo. No, non è questo il significato che intende dare alle fiere l'Evangelista Marco. Sta facendo riferimento a una memorabile pagina del libro di Daniele. E questo profeta immagina di vivere a Babilonia al tempo del re Nabucodonosor, quello che aveva distrutto la città di Gerusalemme. Al capitolo 7 del suo libro racconta una drammatica visione che ha avuto. Ha visto uscire dal mare quattro bestie spaventose. Sono le immagini che l'autore del libro impiega per descrivere la successione dei regni di questo mondo, regni basati sulla forza, sulla violenza. La grandezza, il valore erano definiti dalla capacità di dominare e di sopraffare i più deboli, proprio come si comportano le belve. E quali erano queste belve?
la prima, il leone, simbolo dei babilonesi, un popolo sanguinario che ha deportato Israele a Babilonia. Poi è arrivata un'altra belva, più forte della prima, un orso, erano i Medi. Poi, dopo l'orso, è arrivato un leopardo. Ha cominciato lui dopo a dominare, e i persiani, che si sono sparsi in tutto l'antico Medio Oriente, sono arrivati fino in Grecia. E dopo questo leopardo è arrivato una belva peggiore di tutte, indefinita ma spaventosa, terribile, che ha schiacciato tutti sotto i suoi piedi, Alessandro Magno. Ecco, questi sono i poteri di questo mondo basati sulla forza, grande chi domina. Come porre fine a questo regno delle belve? Dio ha inviato un agnello al destino segnato, ma l'unico modo per far capire agli uomini che erano belve era farli trovare di fronte a un uomo autentico. E l'uomo vero è chi si comporta da agnello. Gesù ha voluto dare inizio a questo mondo nuovo e naturalmente ha dovuto affrontare le fiere e ha avuto la peggio. L'agnello fra i lupi ha il destino segnato. E quali sono le belve che Gesù ha dovuto affrontare? Quelle che volevano perpetuare il mondo vecchio, li conosciamo molto bene. Sono stati i detentori del potere politico, economico e religioso, i Sadducei, il Sinedrio, i sommi sacerdoti, le guide spirituali, gli scribi, che ostentavano di fare lunghe preghiere e poi divoravano le case delle vette. I farisei predicavano un volto di Dio giustiziere, nemico dei peccatori. Questo è tutto mondo vecchio e Gesù si è confrontato nel suo deserto, nei suoi 40 giorni, con queste fiere. L'Evangelista vuole mettere in guardia i discepoli. Sta dicendo loro: anche voi, come il Maestro, incontrerete delle fiere che continuano con la logica del mondo vecchio. E dovete affrontare queste fiere come ha fatto Gesù, che non è scappato. I poteri economici che sfruttano, costringono a vivere nella miseria interi popoli. Il discepolo di Cristo non accetta questi poteri perché sono bestiali. Le ideologie folli che inducono a compiere crimini sono le belve dal mondo vecchio, i fanatismi, i fondamentalismi religiosi, i razzismi, sono tutti poteri bestiali e tutti coloro che usano dell'autorità per dominare, per opprimere, sono delle belve con le quali il discepolo di Cristo non fa pace, non le odia queste persone, ma vuole che si rendano conto che non sono uomini ma belve. Terzo personaggio, Gesù non ha incontrato solo belve nel suo deserto, nei suoi 40 giorni, ha incontrato angeli. Gli angeli nella Bibbia compaiono tantissime volte, ma vanno capiti nel linguaggio biblico. Nell'Antico Testamento si parla dell'angelo ben 213 volte, nel Nuovo Testamento 104 volte. Ma gli angeli non designano necessariamente degli esseri spirituali. Angelo indica chiunque è mediatore della salvezza, dell'amore, della tenerezza di Dio. Mosè è chiamato angelo. Il Battista, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, è chiamato angelo. Angeli nell'Antico Testamento sono i profeti, sono tutti coloro che collaborano al piano di Dio. Gesù, durante i suoi 40 giorni, ha incontrato delle belve e ha incontrato al suo fianco degli angeli. Proviamo a identificarli, li conosciamo molto bene. Angeli sono stati certamente i suoi due genitori. Angeli sono stati i discepoli
che hanno condiviso la sua proposta di vita e si sono messi a servizio del mondo nuovo. Angeli vengono citati dall'Evangelista Luca proprio all'inizio del capitolo 8. Sono tante donne che vengono citate per nome, alcune che hanno assistito Gesù durante la sua vita pubblica, si sono poste al suo fianco, lo hanno servito, collaborando alla sua opera di salvezza. E sono molti anche oggi, lo sappiamo, gli angeli che il Signore pone accanto a ognuno di noi. Facciamo attenzione allora e interroghiamoci. Sono io davvero un angelo che collabora al disegno di Cristo? Condivido le sue scelte? Mi lascio penetrare dalla logica del suo Vangelo? Oppure mi illudo semplicemente per il fatto di avergli dato la mia adesione con il battesimo, sì, ma poi forse dopo la mia vita tante volte ancora c'ha tanti aspetti che sono quelli delle belve e della logica del mondo. Ecco, questi sono gli interrogativi che ci dobbiamo porre. E adesso sentiamo che cosa fa Gesù quando inizia la sua vita pubblica. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Il Battista è stato arrestato, concluso la sua missione e adesso c'è come un passaggio di consegne. Entra in scena Gesù e viene notato il luogo dove lui inizia la sua vita pubblica. Non torna a Nazaret. Gesù conosce molto bene i suoi compaesani, sa che sono gente semplice, anche molto buona, ma caparbiamente aggrappata alle proprie tradizioni, alle proprie convinzioni religiose. Impossibile lì introdurre la novità che Gesù è venuto a portare nel mondo, un nuovo rapporto con Dio, un nuovo rapporto con l'uomo, un capovolgimento dei punti di riferimento, delle scelte. E non va nemmeno a Gerusalemme, perché lì ci sono le autorità religiose che sono convinte di sapere già tutto, di essere a posto con Dio. Non vogliono dei cambiamenti perché la catechesi la annunciano loro. E se qualcuno introduce delle novità contrarie a quello che loro stanno insegnando, viene subito tacciato di essere un eretico. Gesù sceglie di andare lungo le rive del lago di Galilea. E i Galilei erano gente disprezzata dai giudei di Gerusalemme, che li consideravano degli impuri, gente che si era imbastardita, anche perché nell'VIII secolo avanti Cristo erano arrivati gli Assiri, che avevano devastato la regione, avevano deportato in massa la popolazione e avevano importato dei popoli pagani, per cui i Galilei erano gente mista e anche religiosamente pasticciavano parecchio le loro devozioni, non erano puri come i giudei di Gerusalemme. E questo è il luogo che Gesù ha scelto per dare inizio alla sua vita pubblica. Sarà lungo le rive di questo lago che lui incontrerà i pescatori, li chiamerà, poi andrà alla dogana lì di Cafarno, incontrerà Levi, farà amicizia anche con i pubblicani, accetterà l'invito a sedersi a tavola con loro e per tutti gli emarginati Gesù avrà un messaggio di gioia e di speranza da parte del Signore. Un messaggio questo scandaloso sia per gli abitanti di Nazaret e soprattutto per le autorità religiose di Gerusalemme. Lo avrebbero considerato un eretico se avesse cominciato ad annunciare queste cose a Nazaret o là in Giudea. Come inizia il suo annuncio? Dicendo: il tempo è compiuto.
tempo della preparazione è concluso, è giunto al colmo ed è iniziato l'epoca nuova del mondo e della storia. Poi continua dicendo: il regno di Dio è qui, è giunto. E non spiega che cos'è questo regno di Dio, perché tutta la gente lo sta aspettando. Il popolo di Israele per 450 anni ha fatto una triste esperienza della monarchia, tranne l'uno o l'altro dei re che si è comportato abbastanza bene, ma il bilancio che la Bibbia fa di tutti i sovrani di Israele è disastroso, perché sono stati infedeli a Dio, non hanno ascoltato i profeti, hanno portato il popolo alla rovina. Ecco che nell'Antico Testamento i profeti hanno annunciato la venuta del regno di Dio. Il Signore regnerà in eterno e per sempre, dice il libro dell'Esodo, e nel libro del profeta Ezechiele Dio dice: io regnerò su di voi con mano forte. Ecco la promessa di Dio: un giorno prenderò in mano io la storia di questo popolo. E il governo di Dio non è il cambiamento di una pratica religiosa, è il cambiamento della storia, del modo di vivere. Quando Dio viene a regnare, cambia tutto il modo di pensare, di valutare, di ragionare, e cambiano i rapporti con le persone, i rapporti all'interno della famiglia, il rapporto col denaro, tutto viene cambiato. Prima, nel regno vecchio, il punto di riferimento era il dominio, adesso cambia. Eccolo il regno di Dio che viene annunciato. Quando noi pensiamo al regno nel quale Gesù sta vivendo, quello di Tiberio, o prima ancora, quando è nato, il regno di Augusto, chi è che contava in questo regno? Gli umili? I miti? La gente semplice? I servi? Non contavano nulla. Chi contava era chi riusciva a dominare, perché era il regno delle belve. Gesù adesso ha detto: entra il regno di Dio e tutto viene capovolto. Chi è umile, buono, mite, retto, sincero, leale, costui è quello che conta, non più i dominatori. E questo regno di Dio è già presente nel mondo nella persona di Gesù, perché Gesù è mosso da questi valori nuovi che sono l'opposto di ciò che era considerato valido nel mondo vecchio. E Gesù è mosso unicamente da quella che è la volontà di Dio, che è quella di un mondo nuovo che è già presente in lui. Gesù non è mosso dalla volontà di prendere il potere, di dominare, di accumulare denari, di mettersi in vista, e non è mosso nemmeno dalla paura dei suoi oppositori, avversari. No, è mosso dalla volontà del Signore, dalla vita divina che lui possiede in pienezza. Eccolo il regno quindi presente nel mondo nella persona di Gesù. E che cosa desidera adesso Gesù? Che questo regno di Dio presente in lui si diffonda nel mondo intero. E difatti lui comincerà a fare la sua proposta a dei pescatori che gli daranno la loro adesione. Eccolo quindi questo regno adesso che comincia a presentarsi al mondo. E ci sono due condizioni per entrare in questo regno di Dio: convertirsi e credere nel Vangelo. Convertirsi, va capito bene, perché nella Bibbia ci sono due verbi che indicano la conversione. Uno lo troviamo nell'Antico Testamento, in ebraico è shuv, che significa ritornare, in greco epistrephein, tornare a Dio. Per quale ragione?
La conversione nell'Antico Testamento era proposta al popolo che si era allontanato dal suo Dio per seguire gli idoli. E allora i profeti dicevano: ritornate al Signore, tornate dove eravate prima. Non viene mai impiegato questo verbo nel Nuovo Testamento per indicare la proposta che Gesù fa. La conversione è presentata con un altro verbo, metanoein, che significa cambiare modo di pensare, cambiare completamente, capovolgere la scala di valori, perché entra adesso un nuovo regime e quando cambia regime noi lo sappiamo che cosa accade. Quello che prima era ritenuto giusto, bello, no, viene capovolto tutto quando cambia regime. Adesso grandi per Gesù saranno coloro che sono onesti, buoni, piccoli, servizievoli, attenti agli altri. Prima invece era esattamente il contrario, era quelli che schiacciavano i più deboli. Eccola la conversione che Gesù propone, non un tornare a quello che si faceva prima, ma accogliere la proposta di mondo nuovo che lui fa e che è presente nel suo messaggio, il Vangelo che lui annuncia, il Vangelo che lui incarna con la sua persona. Gesù dice dunque: se volete entrare in questo mondo nuovo al quale io do inizio, cambiate il vostro modo di pensare, sintonizzatelo sul Vangelo che io adesso annuncio. Non quindi un'adesione a un pacchetto di verità, ma un cambiamento del modo di pensare a cui corrisponde poi un cambiamento radicale della propria vita. Siamo all'inizio della Quaresima e questa è la proposta che Gesù fa a tutti noi: rivedere il nostro modo di pensare, che forse è ancora sintonizzato sul modo di ragionare del mondo vecchio, non sul modo che lui ci propone nel suo Vangelo. È tempo di conversione. Convertirsi non vuol dire tornare a ciò che si faceva prima, anche alle nostre convinzioni o tradizioni religiose, no. Convertirsi vuol dire accogliere la sua proposta di mondo nuovo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.